non dobbiamo fare né di più né di meno di quello che facevano i nostri avi, che commerciavano con tutto il mondo e portavano la ricchezza qua a Genova, che è stata per secoli una delle città al centro del commercio non solo del Mediterraneo ma del mondo, una delle città più ricche che esistevano in Europa. È chiaro che per molti anni siamo stati una città chiusa che ha importato dal mondo povertà e non ricchezza, ora dobbiamo iniziare a invertire questa rotta, quindi a noi interessa parlare di business con chiunque voglia investire a Genova e con chiunque apra mercati per gli operatori genovesi. Per noi è fondamentale tenere qua le produzioni ma avere ampi mercati dove i nostri produttori possano trovare appunto mercato per i loro prodotti. Andremo avanti ovviamente anche con i rapporti con la Russia, ma anche con gli Stati Uniti, con tutti quei paesi che ritengono che Genova oggi stia vivendo una nuova era e che questa era voglia dire riportare alla centralità del Mediterraneo una centralità della città di Genova che possa diventare finalmente il cuore pulsante di un mare che deve tornare a parlare di commercio e non a parlare di guerre o di crisi internazionali. Quindi la nostra parte la stiamo facendo con i fatti. Oggi viene un'importante delegazione cinese, penso che manderemo una nostra delegazione ad Astana e in Russia. A settembre saremo ricevuti anche a Mosca per portare avanti quelli che sono i protocolli di interesse economico con la Russia e poi pensiamo per il mese d'ottobre di recarci negli Stati Uniti. Per noi è fondamentale quindi aiutare i nostri operatori a crescere e soprattutto investire in una città che ha grandissime potenzialità e in una regione che sta dimostrando di vivere una nuova stagione che deve essere una stagione di sviluppo per tutti i Liguri e per tutti i cittadini che vogliono continuare a lavorare in questa regione. Beh, per noi è fondamentale perché abbiamo persone di alta capacità, io non voglio più lasciare i miei giovani andare via dalla Liguria perché la Liguria non è in grado di dare loro un posto di lavoro, ci sono dei tecnici formati, crisi come quelle di Ericsson si affrontano sì facendo fare degli impegni alle aziende ma soprattutto trovando altre aziende che assumano quei lavoratori che sono altamente qualificati e che debbano rimanere sul nostro territorio. Per far questo è chiaro che abbiamo bisogno di una serie di rapporti internazionali e iniziare a tendere una tela che veda appunto come focus centrale riportare in Liguria tutte quelle aziende che in questo momento stanno cercando delle basi importanti logistiche strategiche in Europa e dove noi riteniamo di poter dare delle risposte assolutamente importanti.